Cari amici di Itinerari con Metro d'Italia, una nuova e frizzante puntata. Ma a questo punto, cosa diremo? Non vi dico niente, intanto vi ringrazio, sempre più numerosi, può partire la sigla. Cari amici, andiamo a scoprire quali sono le ricette delle regioni italiane preparate dalla nostra Lidia la Vecchia. Gli ingredienti che ci servono per preparare la cassola sono 1500 g di verze, 800 g di costine di maiale, 250 g di cotenne di maiale pulite, raschiate e lavate, 1 o 2 verzini a persona, ovvero salamini da verza in mancanza o ancora meglio in aggiunta, 300 g di luganega o salsiccia, 2 piedini di maiale puliti, raschiati e lavati. Un'orecchia di maiale pulita, raschiata e lavata. Un musetto di maiale. Codino del maiale. 200 g di carote, 200 g di sedano, 100 g di cipolla, 50 g di burro, un bicchiere di vino bianco secco, brodo di carne sale, pepe quanto basta. Fate bollire per circa un'ora in una pentola con acqua bollente i piedini di maiale tagliati a metà, le cotenne e le orecchie. In una casseruola grande a fuoco lento mettete il burro e soffriggete la cipolla affettata. Aggiungete le costine di maiale, le orecchie e le cotenne tagliate a piccole strisce. Cuocete facendo rosolare bene a fuoco vivace le carni. Aggiungete sedano e carote. Versate il vino bianco e fatelo sfumare. Aggiungete un mestolo di brodo, mettete il sale, volendo il pepe, e rimescolate il tutto. Mettete il coperchio e lasciate sul fuoco molto basso per almeno un'ora, controllando che non si attacchi al fondo. Nel caso aggiungete altro brodo. Intanto pulite la verza, tagliatela a pezzi grossolanamente. Cuocetela a fuoco basso in una pentola coperta con pochissima acqua finché non appassisce, circa 5-10 minuti. Mettetela quindi nella casseruola delle carni insieme alla luganega tagliata a pezzi e ai verzini interi. Mettete il coperchio e fate cuocere a fuoco moderato per altri 30 o 45 minuti, controllando che non si attacchi al fondo. Provvedete ogni tanto a rimuovere il grasso in superficie. Servite ben caldo, con la polenta e un buon vino rosso, mosso ma non abboccato. A Milano ha suscitato grande interesse la mostra evento itinerante Basilicata, viaggio nelle eccellenze culturali ed enogastronomiche, curata dall'Associazione Lucana Basilicata Today, in collaborazione con la Regione Basilicata e il portale www.girovagandoinitalia.com. Nell'accogliente Cinema Palestrina di Milano sono stati esposti una serie di pannelli fotografici che valorizzano il territorio, itinerari turistici, culturali ed enogastronomici della suggestiva ed incantevole Basilicata. Nell'occasione sono state distribuite gratuitamente cartine turistiche denominate Basilicata, incantevoli itinerari d'autore, i castelli di Basilicata ed eccellenze enogastronomiche di Basilicata, ideate e realizzate da Basilicata Today. L'evento è proseguito con un aperitivo a base di specialità gastronomiche lucane, offerto a tutti i visitatori.
Itinerario Agroalimentare d'Italia vi dà appuntamento alla prossima puntata.